Middle East crisis arises as President Nasser of Egypt tells a wildly cheering crowd in Alexandria that Egypt has seized the internationally owned Suez Canal. His announcement touches off a rapid series of reprisals and counter-reprisals. Britain freezes all Egyptian funds, and Egypt retaliates with the same measures. France lodges a bitter protest and suggests military action. The 85-year-old waterway, of which the United States is the second biggest user, brings a three-power meeting in London to discuss the biggest threat this year has posed to world peace. Oggi è il tuo compleanno, eh? Ciao Giorgio! Allora, oggi, primo aprile, non è un pesce d'aprile, anche perché oggi c'è un anniversario che riguarda la nostra famiglia di Accademia della Libertà, cioè che oggi è il compleanno del mitico Giorgio Vitali, che è qui, che ho potuto qui ammirare con noi. E la cosa, giustamente, mi fa un grande piacere che oggi, nel giorno del tuo compleanno, facciamo un video anche di una certa importanza storica, ma anche d'attualità, perché non solo parliamo del canale di Suez, ma nel senso storico e della sua valenza geopolitica annessa e connessa, ma anche per i fatti recenti che, come sappiamo, per chi lo sa, il canale di Suez è stato bloccato per qualche settimana da una nave cargo che ne ha ostruito il passaggio, quindi causando danni e disagi non da poco. E anche se qui, su questo disagio, poi bisogna andare a vedere com'è. Sì, chiama disagi, ma in questi giorni sono anche successe storie di spionaggio farsesche che certe carnevalate li potevano far capitare solo in Italia, perché la storia del ufficiale di Marina che aveva venduto dei segreti alla Russia, onestamente mi sembra una arlecchinata, non so, una roba da pulcinella, che ne so io, anzi una pulcinellata direi, che fa ridere i polli, ma ahimè i beoti ci credono. Anche perché quella manovra tende anche a far tendere l'opinione pubblica italiana in senso antirusso. E perché dico in senso antirusso? Perché ultimamente, queste ultime ore, tra l'Ucraina, la Crimea e il Mar Nero, le forze americane e i loro sottoposti NATO stanno tentando di dar fastidio alla Russia, quasi a provocargli una guerra. Diciamo che c'è una situazione grave, di cui non bisogna trascurarla perché potrebbe scappare di mano. Ma c'è anche un altro fatto, che Putin ha cominciato a bombardare le postazioni turche in Siria e quindi costringendo l'ottomani senza mani a tirare le mani indietro dalla Siria, perché insomma non si può andare a rubare terra altrui e anche le risorse altrui, perché non dimentichiamo che i turchi e gli americani hanno rubato, non so, quanti milioni di barili ai siriani abusivamente. Ma qui l'ONU chiaramente non condanna nessuno, perché sappiamo bene, anche l'ONU è un ente farsesco, perché sappiamo in mano a chi è, e quindi condanna chi vogliono loro, come di parlare loro, e di chi sa le cose se ne frega altamente. Ma partiamo dal canale Suez. Allora, qui c'è un po' un paradosso. Dunque, il canale Suez fu progettato, come per chi sa la storia, per chi ben sa le cose, da un ingegnere che allora era un cittadino austro-ungarico, ma di nome italiano, che si chiamava Luigi Negrelli, di Trento. Sì, attenzione. Sì. All'epoca l'appartenenza a strutture imperiali non si valeva sì, sulle concessioni di nazionalità. Sì, sì, mentre certo. Oggi, certo, dopo la nascita degli stati nazionali, c'è stata una identificazione fra nazione e stato nazionale e indipendenza nazionale. Sì. All'epoca l'appartenenza a ambienti, diciamo così, imperiali, nessuno negava la nazionalità italiana. No, sì, ho capito, ma infatti io sto arrivando, cioè allora il territorio del Trentino apparteneva all'impero austro-ungarico, ovviamente lui era cittadino austro-ungarico, ma diciamo così di lingua italiana, se vogliamo, anche di nazionalità italiana, sicuramente. Tant'è vero che allora le etnie dell'impero austriaco venivano rispettate, questo è fuori di dubbio. Però guarda un po', chi ha favorì quel progetto furono i francesi, ma il paradosso fu che gli inglesi erano avversi a quel progetto e fece di tutto per ostacolarlo, se non che a opera compiuta, ecco, gli inglesi l'avranno pirati, patapeng, si appropriano
struttura del canale e quindi lo tengo sotto controllo fino al 1956, quando furono cacciati a calcio in sedere dai russi americani sotto, diciamo così, la presenza egiziana di Nasser. E quindi quello fu un definitivo brutto segnale per l'Europa, che fu stromessa da ogni punto strategico mondiale a discapito delle due potenze, le vere vincitrici della Seconda Guerra Mondiale, che furono appunto gli Stati Uniti da una parte e l'Unione Sovietica dall'altra. Anche se chi pagò un tributo altissimo per quella guerra, per vincere contro i tedeschi, furono i russi, con oltre 20 milioni di morti. Questo non dobbiamo dimenticarlo, ripeto, non dobbiamo dimenticarlo, perché sono dei numeri che fanno pensare a molte cose. Cioè, praticamente la vittoria della Russia contro la Germania assomiglia un po' alla vittoria dell'Italia contro gli imperi centrali austro-ungarico. In che senso? Che noi ebbimo 600 e passa mila morti e gli austro-ungarici ebbero solo 400.000 morti, però noi vincemmo la guerra, pur avendo avuto più perdite degli avversari. I russi praticamente invece anche loro hanno avuto più perdite in proporzione di quelle date ai tedeschi, ma hanno vinto la guerra, ma anzi sono stati quelli che hanno fatto vincere la guerra, perché senza l'intervento sovietico gli alleati non avrebbero mai potuto sconfiggere la Germania, perché le cose erano andate, secondo me, diversamente. Ecco, ci ho detto, caro Giorgio, diciamo, vorrei che tu entrassi subito nel merito della sua sonata. Chi si mette in condizione di essere assediato perde regolarmente, questo non lo dico io, ovviamente lo dice Sun Tzu. Ah, beh, sì, certo. Tant'è vero che quando Mussolini ebbe l'informazione da Galeazzo Ciano che Hitler aveva aperto un fronte all'est, Mussolini dichiarò: la guerra è perduta. Sì, sì, è vero, lui non voleva questo, purtroppo, diciamo così, sappiamo anche che se Hitler attaccò la Russia non lo fece così, lo fece a ragion veduta, perché quelli erano al confine, i russi, e quindi anzi ai russi si preparavano anche loro a fare la stessa cosa che poi fece Hitler anticipandolo. Quindi è chiaro che Mussolini, quando seppe dei russi a cui Hitler dichiarò guerra, ovviamente non pensò che la guerra si sarebbe messa male, anche perché lui poi ha sempre detto che la guerra doveva svolgersi subito nel teatro mediterraneo, è lì che si vinceva, e in effetti aveva ragione. Però mi domando: ma se tu pensavi già questo, perché hai permesso che si facesse quella figura di M nel Mediterraneo, lì in Libia con gli inglesi, in Egitto, e per non parlare della campagna di Grecia, che è stata una cosa di una vergogna totale, totale, crede la pagina più nera in assoluto dell'esercito italiano, è stata proprio la campagna di Grecia, dove ci siamo fatti menare come dei rincoglioniti. Ma non perché non l'abbiano noi, soldato. Non noi, Badoglio, non noi. Ecco. Voglio dire, quella fu una pagina nerissima della storia dell'esercito italiano, perché lì ci fu delle vergogne, perché un mio zio, un fratello di mio padre, che ha fatto la campagna di Grecia e Albania, ti dico, mi ha raccontato delle cose che dire oscene e dir poco. Cioè, arrivava lì un cibo avariato, sacchi di farina che marcivano sotto la pioggia, disorganizzazione, cioè era quasi tutto voluto. Cioè, lì si fece una guerra aperta. Tant'è vero che anni e anni dopo, l'8 settembre 93, Montanelli, guarda caso, diede un'intervista sorprendente a Rai 2, in cui affermò che i gerarchi che Mussolini mandò sul fronte greco albanese per galvanizzare le truppe italiane demoralizzate, perché pigliavano scoppio da tutte le parti, i gerarchi, anziché essere lì a galvanizzare, anzi a controllare la situazione e far sì che quella guerra si potesse vincere anche subito, in sostanza erano lì a fare disfattisti. E Montanelli fa: sembrava quasi che volessero fare un 25 luglio anticipato. Lo disse Montanelli a Rai 2 la sera dell'8 settembre 1993, ripeto, 1993, cioè 28 anni fa, quando tu eri un giovanotto, eri un ragazzino, Giorgio, se non ti ricorderai.
Quindi quella sera lì, non so se tu l'hai vista, se hai visto la trasmissione, ma io che sono peggio di te, anche un lettore di Montanelli, non perché appunto, lo so di Montanelli, vedi, tu oggi compi il scrittore degli inviati speciali, sì. Ti interessava sapere le opinioni degli inviati speciali e soprattutto gli inviati di guerra su ciò che accadeva o era accaduto, ecco, in questo momento. Ecco, tu Giorgio, che sei un giovane ragazzo del 36, ripeto del 36, sei un giovane ragazzo del 36, sei giovanissimo perché sei molto più giovane di te, tu, di tutti noi. E per me, da quanto ho conosciuto, sei sempre stato un esempio. E lo dico davanti a tutti perché oggi è il tuo compleanno, io ti voglio confessare questa cosa che ti dico proprio in modo libero, sentito, di un'amicizia, di una stima profonda per uomini come te, ma anche per pochi uomini come te che sono rimasti in questo paese. Diciamo che tu, in fondo, almeno per quanto mi riguarda, la voglia di vivere, di lottare, di sapere, di capire e di analizzare certe cose prima di berle così come un beota qualsiasi. E devo dirti che ascoltandoti in questi 11 anni che ti conosco, devo dirti che ho capito molte cose. E anche prima, quando abbiamo preparato questo tema di The Canadian Suez, mette le notizie importantissime, che poi casomai puoi ripetere anche ai nostri amici, concernendo certe cose che riguardavano la cattura di Mussolini e come è stata organizzata e la regia da dove è venuta, ovviamente, perché purtroppo la gente, no, si fa illudere delle chiacchiere, delle apparenze, ma in realtà le cose, certi fatti, quando avvengono, vengono definiti anzi tempo e in modo chiaro. Quindi, tornando al canale di Suez, come tu sai, poi gli inglesi arrivarono e si impossessarono di quella struttura altamente strategica e la tennero fino al 56, quando furono cacciati a caccia in sedere da americani e russi, quando Nasser era presidente dell'Egitto. E quindi allora poi le cose sono cambiate. Diciamo che con l'apertura del canale di Suez, le potenze europee, se non si fossero scaldate fra di loro e avessero capito certe cose, oggi l'Europa avrebbe, grazie Giorgio, ce lo facciamo vedere, sì, ecco, esatto, oggi questo canale potrebbe avere per l'Europa un significato molto più grande di quello che è adesso, perché l'Europa, che ha perso la sua influenza strategico, politico, militare e direi a questo punto anche culturale, non può contare più come contava prima della guerra, che secondo me lì non solo l'Italia ma l'Europa tutta ha perso una grandissima occasione di diventare un centro importante nel mondo, cioè una potenza veramente di notevole portata. Perché se tu pensi a mettere insieme già allora l'Italia, la Francia, la Germania e la Gran Bretagna, bastano queste quattro nazioni che, se si accordavano, come potevano farlo, ma non si fece, non per volontà degli tedeschi e degli italiani, ma per volontà ostile degli inglesi e dei francesi, questo lo ha dimenticato, pertanto l'Europa ha perso quello che purtroppo sappiamo. Quindi il canale Suez poi è diventato sì strategico, certo, perché no, ma non tanto per l'Europa che ormai è sottomessa a un potere anglo, cioè meglio anglo-sionista, o meglio americano-sionista, ma questo canale chiaramente è più per una, ha più influenza per una potenza americana che ha nel Mediterraneo una gran parte della sua flotta, ha in Italia, in Francia, in Spagna, in Portogallo, in Grecia e in Turchia basi militari che saranno 200 in tutto, forse anche di più, e questo deve far capire molte cose. Ci ho detto, caro Giorgio, ti faccio gli auguri degli amici che scrivono, ecco, l'Italia è il mare, perfetto, ne parliamo, quindi ti lascio subito la parola per far capire, in modo tale che possiamo far capire ai nostri amici cos'è il canale di Suez, cosa rappresenta in effetti, che cosa potrebbe rappresentare per noi se non fossimo incappato nella trappola della Seconda Guerra Mondiale. Prego. Guarda quanto è bella questa cartina. Ah sì, lì si vede. L'Italia, ecco lì, il canale di Suez, lì. L'Italia con la propaggine celeste che si vede, azzurro lì, sì, celeste, sì. E canale che è lì, sì sì, fallo vedere un po' più, mettilo meglio dalla telecamera per favore, mettilo meglio. Qui c'è scritto una cosa importante relativa all'impero
di Venezia, vedi? L'impero di Venezia, beh, aspetta, l'impero veneziano è stato l'ultima propagine, l'ultimo respiro dell'impero romano, diciamo così, no? Che si è proiettato verso Oriente, vicino Oriente, che ha avuto una grande influenza, diciamo, culturale, politica, commerciale e anche militare. Prego. Allora, io volevo parlare appunto di questa questione proprio agli amici, perché parlando del canale di Suez noi parliamo di due cose importantissime. Una, che è la nascita e lo sviluppo dell'imperialismo, e l'altra, che nel caso particolare dell'Italia, come dichiarato qui sull'Limes, l'Italia è il mare. Ora, io non ho visto nessuno di questi falsi politicanti che si sono alternati alla guida di questo strano paese, non ho visto nessuno che esprimesse in un modo o nell'altro il fatto che la geopolitica dell'Italia è il mare. E nessuno è riuscito a capire l'elemento portante di tutto questo discorso, che è molto semplice. La geopolitica d'Italia è il mare. Non solo, ma la via della seta, che tutti credono sia una via ferroviaria, non lo è, perché è il mare. Infatti, quello che vorrei far capire ai nostri amici è che quando tu ragioni in termini di una certa particolare logica, che potrebbe essere anche la logica scientifica, devi arrivare alle conseguenze di quella logica, se no crei una confusione che non finisce mai. Allora, la politica di Suez ha pervaso le linee politiche dell'Italia da quando è nato il canale di Suez in poi. Sì. Non puoi prescindere dalla presenza di Suez dai tempi in cui Suez è nato, è stato costruito. E non a caso è stato costruito dalla grande genialità di un italiano. Sì. Su tutto quello che comporta dopo, perché poi c'è stata la lotta, giustamente, tra chi, da coloro che controllavano il Mediterraneo, i francesi e gli inglesi. Nel momento in cui nasce un qualcosa che può interferire sulla geopolitica mediterranea, entrano in gioco i due padroni, perché non potrebbe essere differentemente. Per quale ragione la Cina, che è un paese geopoliticamente molto evoluto, una delle prime cose che ha fatto ha conquistato il Sudan. Ma cos'era il Sudan prima della conquista cinese? Era una proprietà inglese, la quale Inghilterra, ci sono tanti film, io ricordo un film che vidi quando ero ragazzino, intitolato Le quattro piume, delle battaglie contro il Mahdi. Ah, sì, 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 sì. Mi ricordo, ho visto anch'io, mi sembra. Cosa fece l'Inghilterra in termini geopolitici? Qual è stata la vera e grossa operazione
di importanza geopolitica fatta dai nordisti contro i sudisti è stato il blocco delle esportazioni di cotone dagli Stati Uniti, no? Dalla Confederazione, che era la ricchezza della Confederazione, perché il cotone venduto all'Inghilterra era la base per la quale lavorava l'industria inglese. Non c'era altro. L'industria inglese che si avvaleva del carbon fossile presente in grandi quantità in Inghilterra produceva prodotti a base di cotone. Se non avesse avuto la possibilità di produrre prodotti a base di cotone che erano acquistati in tutto il mondo, era inutile che funzionasse l'industria inglese, perché avere a disposizione la fonte energetica, attenzione a questo concetto, ma se non hai a disposizione anche il prodotto da lavorare, da vendere, è inutile che hai la fonte energetica. Infatti. Chiaro, questo è un concetto importantissimo. Cosa hanno fatto gli inglesi che non scherzavano? Rimasti senza la possibilità di avere il cotone che veniva dagli Stati Uniti, dai confederati, dalla confederazione. Io ricordo sempre quel grandissimo film Via col vento, sì, dove c'è il personaggio principale interpretato da Clark Gable, sì, che ottiene il grande consenso della cittadinanza di Atlanta, mi pare o che sia, perché era riuscito a forzare il blocco nordista. Allora, che cosa fanno gli inglesi? Non avendo più a disposizione il cotone, vanno alla ricerca di una zona dove poter piantare il cotone e la trovano nel Sudan. Questo è anche all'origine dell'imperialismo inglese, ma è anche all'origine dei tentativi italiani, e qui la cosa è di un'importanza enorme, di interferire con questo imperialismo. Allora, questa interferenza è finita male. Esatto. Le abbiamo prese in maniera piuttosto pesante. Adua. E lì un certo discorso possiamo dichiararlo finito. Allora, quella che inizialmente era un'intuizione del tutto italiana, perché la proiezione geopolitica dell'Italia attraverso il Mediterraneo è l'Africa orientale, come ben dichiarò un deputato negli anni 90 dell'Ottocento, deputato di cui non mi ricordo più il nome, ma era uno che conosceva bene le cose. E allora tutti i conti tornano, ma in maniera differente da quella con cui viene raccontata, perché noi non casualmente l'Italia quasi unita, ma l'Italia unita rappresentava l'unificazione di stati i quali a loro volta avevano una loro geopolitica e una politica estera. Quindi, se è esistita una politica estera italiana di fine Ottocento, è esistita perché sono esistite le politiche estere degli stati pre-unitari. Queste cose noi le dobbiamo conoscere per dirle ai nostri amici. Se no, non si capisce nulla. Non si capisce perché a un certo punto
una certa nave si è incagliata, roba da far ridere. Insomma, ecco, questa, sì, è molto significativo. Questo anche nel canale di Panama, ricordiamoci. Infatti. Poi, l'ho detto più di una volta, se tu vuoi interpretare un avvenimento ascritto alla storia, devi sapere con quale filtro lo devi trattare. Perché ogni avvenimento ha una sua interpretazione sulla base del filtro che tu utilizzi. Sì. Se il filtro non ce l'hai, chiudi botteghe e non rompere i coglioni. Se noi autorizziamo il filtro della geopolitica e ci rendiamo conto che per anni abbiamo dovuto subire gli attacchi di queste navi pirate, ti dico subito che quelle navi pirate io le affondavo subito. E poi vorrei sapere quale governo a livello mondiale mi avrebbe piantato un problema, ma io l'affondavo subito. Beh, sì. Come però fu fatto quando a ministro degli esteri c'era un personaggio che, di cui possiamo dire quello che vogliamo, ma che non si facesse mettere i piedi in testa, è sicuro, e non dico chi fu perché non ce ne frega niente. All'epoca che si prospettava un'invasione dell'Italia da parte degli albanesi, chissà quale operazione c'erano dietro, all'epoca a un certo punto l'affondamento del tutto casuale di una nave, di una barchetta albanese, fece capire a certi arrembatori che non era il caso di continuare con quella pratica. Vabbè, ho fatto delle alcune dilazioni perché vorrei parlare ai nostri amici. La politica e la geopolitica si fanno in una maniera sola, aggressivamente. C'ho qui un libro, ho qui un libro che è molto importante, ed è questo. Non si legge il titolo, Giorgio. Non si legge. Le spie del Papa. Ah, Frattini, le spie del Papa. Bella questa. E a proposito delle spie del Papa, vorrei che tu ricordassi che cosa è successo, o meglio, non successo, ma poteva succedere, al cardinale Mazarino, cardinale italiano, al servizio di Luigi XIV, re di Francia. Mazarino era abruzzese di origine, era stato un cardinale molto importante per la storia della Francia, anche se viene più ricordato Richelieu che lui. Questo un po' mi sorprende un po', ma forse perché è italiano. Ha insegnato la politica agli altri. Ecco. Non a caso era un italiano, vai, ti immagini. Però infatti, la cosa interessante è che qui c'è un capitolo di questo grande autore, un grandissimo autore, in cui si dimostra come il Mazarino dava un grande fastidio alla politica estera del Papa. Ecco. E i servizi segreti del Papa cercarono in tutte le maniere di farlo fuori. Immaginarsi. Contrariamente a quanto noi potevamo pensare, essendo il Mazarino un cardinale, il cardinale era un fedele servitore del re di Francia e ne faceva gli interessi, che all'epoca contrastavano con quelli del papato.
Per cui, contrariamente alle nostre previsioni, fu tentata in tutte le maniere l'uccisione del Mazzarino, cosa che non riuscì perché il Mazzarino era più intelligente del Papa e dei suoi sgherri. Ma tutto questo discorso su cui oggi vogliamo assolutamente soprassedere è di estrema interesse per capire cosa significa la geopolitica e come la geopolitica viene vissuta da allora, da prima di allora a oggi, dalle strategie geopolitiche e economiche del Sacro Sogno. Chiaro. Allora, qui c'è questo importantissimo testo. Suez, ecco. Un capitolo che deve servire per far capire, e non è un capitolo attuale, ma deve cercare di far capire come si inserisce il problema non a caso affrontato da un italiano di Suez all'interno di una problematica mediterranea che non può essere sottaciuta nemmeno oggi. Io vorrei andare oltre. Io vorrei, visto che qui siamo a livello di grandi manipolatori, di personalità che adoperano molto finemente la manipolazione dei cervelli e delle credenze altrui, a me mi stupisce. Premetto che la struttura italiana dei rapporti con l'estero è tutt'altro che campata per aria. Abbiamo un fior fiore di ambasciatori e di consoli. No. E io ne ho avuto il piacere di conoscerne parecchi, i quali ovviamente devono obbedire alle disposizioni governative. Ma io mi chiedo fino a che punto? Dov'è che inizia la libertà d'azione per un ambasciatore? Già. E la domanda. Dove questa libertà d'azione, che sembra una ribellione, non si attaglia invece a delle linee geopolitiche preesistenti e fondamentali? Quando a me mi dicono che il Ministero degli Esteri è affidato come ministro a un personaggio inconsistente, no? Come Di Maio. È ridicolo che questo tipo qua sia ancora lì, cioè già questo dice tutto. Ma probabilmente è il contrario. Siccome è uno zero, sono altri che fanno per conto suo. Sì, certo, questo senza dubbio. Il discorso che noi dobbiamo fare ai nostri amici è questo. Certo. Io non posso pensare, no? Non posso pensare che in Italia, indipendentemente dal valore strategico di questo paese che c'è a sua volta indipendentemente dal valore degli italiani, ma non posso pensare che un ministero degli esteri, dove c'è fior di personaggi dall'istinto machiavellico, possa dipendere dalle decisioni di uno come Di Maio. Al contrario, è proprio uno come Di Maio, nella sua nullità, che garantisce la massima disponibilità e la massima libertà d'azione per i grandi interpreti della politica estera italiana. E questa è la faccenda.
Sì. Quindi c'è costantemente una strana ambivalenza. Non a caso ho riportato la questione del cardinale Mazzarino, perché il cardinale Mazzarino è l'esempio che io ho tratto da questo libro importantissimo. Sì, che di dava come la politica può essere anche, pur essendo cardinale, la politica può essere anche contro la geopolitica del Papa. Sì, sì, certo. Beh, nel caso specifico, quando tu fai la politica di uno Stato sovrano, come in quel caso era la Francia del Luigi XIV, è chiaro che non poteva essere assolutamente in linea con quella del Papa, che era tutt'altra cosa rispetto a quella del Luigi XIV. E per non parlare che tu la Chiesa sai che si è sempre cercato di inserire gli imperi coloniali delle potenze europee per propagare quello che è la sua fede e fare poi quello che ha voluto, come specialmente in Sud America, sappiamo benissimo che è successo con, appoggiando le colonie, cioè le due potenze coloniali dell'epoca, la Spagna e Portogallo, per esempio, no? Ce lo insegna anche il film, no, il film Mission con Robert De Niro, veramente guarda, è molto significativo, si capisce benissimo che cosa voleva fare la Chiesa laggiù, e l'ha fatto, e vediamo com'è. Tant'è vero che c'è una tradizione del clero francese che è molto autonoma nei confronti della geopolitica del Vaticano. Lo è sempre stato. Ma mi questa autonomia sì, 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 è veramente interessante, perché bravo, non è soltanto un'autonomia che punta verso il laico, ma al contrario è un'autonomia che punta anche verso l'estremismo cattolico, esatto, fondamentalista, in opposizione alla politica del papato. Sì, è vero. Beh, il cardinale Lefebvre è un esempio, no? Non è cosa da poco, Infatti, questo è sorprendente da parte dei francesi, è molto sorprendente, perché io ho sempre detto di fare uno studio su queste cose, proprio su questo, e non c'è uno studio serio su questo, come anche di fare uno studio sul movimento fascista francese, che era nella Cagoule, Action Française, come sappiamo, di José Darnand, e poi tutti i suoi intellettuali che sono derivati, Brassiac, come si chiama, Rabaté, Céline, come si chiama, André La Rochelle, per esempio, no? E possiamo andare, altri minori che non, minori nel senso che non sono popolari, non sono noti come questi, ma non per questo avevano un ruolo inferiore a loro, anzi, manca uno studio su questo, si verrebbe fuori chissà che cosa. No. Pubblicati, molti lavori furono pubblicati dalle edizioni del Borghese negli anni 70. Sì, c'è da dire una cosa che per concludere, per definire, per far capire ai nostri amici a casa, non dimentichiamo che gli ultimi difensori di Berlino nell'aprile 45 furono i francesi, cioè la divisione Charlemagne. C'erano anche gli spagnoli. E c'era i spagnoli, la divisione azzurra, sì, anche spagnoli. Bravo, infatti c'è un libro di un reduce spagnolo che si intitola Berlin vide i muerte, cioè vita o morte, no? Esattamente. E quindi c'è un libro molto interessante. Cioè questo deve far capire molte cose, veramente molte cose. Parla. Prego, no, infatti dicevo, è sorprendente questo ai francesi, no? Hanno avuto personaggi che avevano una certa visione del mondo, della politica, assolutamente in antitesi a quello che erano, mettiamo, le altre potenze europee dell'epoca, ma anche della stessa Francia, diciamo quella ufficiale. Loro avevano qualcosa di più, ma dato che erano un'elite minoritaria, che non era confacenti ai voleri dei globalisti, perché la Francia, non dimentichiamo che è una delle sedi delle maggiori massonerie mondiali, lo è sempre stata, e tuttora lo è, e quindi gli interessi suoi sono collegati a queste lobby che non possono prescindere da altro, insomma, nonostante che, diciamo, la Francia, che poi ha avuto un ruolo ambiguo nella seconda guerra mondiale, cioè la Francia di Pétain, che era collegata a Hitler, però in modo non proprio, come dire, corale, non proprio
integrante, e poi c'è la Francia de Gaulle, che chiaramente era oltremanica, ma che era tutto l'opposto a petenismo, se vogliamo, è quello che era, quello che avrebbe dovuto essere la Francia, secondo il disegno architettonico europeista di Mussolini, di Stresa, no? Villa Taranto, uno spirito di Stresa che appunto poi con i propri francesi e con gli inglesi fa saltare quella prima architettura europea che si stava profilando già dagli anni 30, che se fosse stata seguita senza gli egoismi britannici e francesi, sicuramente l'Europa avrebbe potuto evitare la catastrofe della Seconda Guerra Mondiale e soprattutto obbligare la Germania a una politica diversa di quella che fece, soprattutto nel rapporto in base alla sua espansione ad est, che poteva venire sotto altri con altri mezzi. Invece purtroppo le cose, come sappiamo, andarono in maniera diversa da come poi doveva essere. Questo è stato per me non solo secondo me, ma è stato il primo grave danno che è stato causato all'Europa, proprio con la mancanza di accordo del 33 lì a Stresa, Lago Maggiore, ripeto, Stresa, Lago Maggiore, e quegli accordi mancati furono già funesti per il futuro, per il destino dell'Europa, di cui oggi ne paghiamo le più che estreme conseguenze. Prego, Giorgio. I volontari, sì, Saint-Loup. Ah, beh, è bello, un bel libro, ce l'ho quello lì. E lì sono libri che nascondono verità che ufficialmente la storiografia ufficiale non dice. E qui fa capire lo spirito che animarono quei legionari delle Waffen SS francesi, della Charlemagne, della Spagnola Azzurra, eccetera, che avevano già un'idea chiara di cosa doveva essere l'Europa. L'avevano più chiara loro, penso, degli stessi tedeschi, i quali poi, quando cominciarono a masticare, diciamo, una visione europea di quello che sta facendo, quando le sorti della guerra erano ormai nettamente sfavorevoli alle potenze dell'asse, in questo caso in modo principale alla Germania e all'Italia. Però della Francia, ripeto, nacquero pensieri forti, sono nati pensieri forti, e a mio avviso bisogna far risalire alla luce questi uomini che avevano una grande idea spirituale e sociale dell'Europa. E bisognerebbe che questi venisse più noto, cioè ci vorrebbe uno studio più, diciamo così, corale, da far capire quanto erano grandi certi personaggi che purtroppo oggi sono quasi ignoti al grande pubblico, se non a qualcuno che è specialista, che li legge. Purtroppo è così. Tutte queste cose non a caso emergono e devono far parte della coscienza di chi obiettivamente vuol fare politica, e sì, non vuol, esatto, fare la politica da quattro soldi, no? Che viene fatta in Italia sia da questo pseudo governo che dall'opposizione, perché esiste una realtà concreta talmente importante che deve essere comunque cavalcata. Sì, quando sì, io faccio vedere questo libro, è un libro che riguarda, a parte il personaggio eccezionale di Saint-Loup, che è questo, perché è un uomo eccezionale. Sì, sì. Ma c'è tutta una coscienza umana che viene coinvolta, perché al momento opportuno, cioè negli anni 40, lo scontro che c'è stato è stato percepito da una maggioranza di popolazione, gli altri non contano niente, ma lo scontro c'è stato, questo nucleo costitutivo della base dell'Europa, questo nucleo si è venuto a presentare e ha agito, ha avuto la possibilità di avere degli alleati, dei fiancheggiatori, ha agito. Ecco perché è importante tenere presente di tutte queste faccende, perché sono faccende molto significative. Ecco perché voglio leggere un capitoletto
di questo bellissimo libro. Cioè, sì, prego, prego, prego. Che fa capire come Suez non è una questioncella da quattro soldi. No, no, tutt'altro. C'è stata la prima e la seconda guerra mondiale. Infatti. La prima e la seconda guerra mondiale. E le prime guerre coloniali italiane, diciamo anche questo. La guerra del Sud, anche. Gli inglesi. Certamente. Anche quello. Ci sono alcuni concetti che voglio leggere perché sono veramente interessanti. E se c'è qualche amico capace di percepire la tensione geopolitica, perché quella della geopolitica è una tensione, cioè o non te ne frega un cazzo, certo, e vai avanti per come ti capita, ma se ti interessa fare politica non significa cincischiare con questi quattro lavapanni sporchi che sono al governo oggi in Italia. Si tratta di stabilire delle linee di vetta che attraversano tutto il Mediterraneo, se no non si capisce niente. Giustamente, giustamente, questo è una rivista prestigiosa che penso i nostri amici conosceranno. L'Italia è il mare. In effetti, devo dirti, quello che dici tu, c'è un nostro amico che sta guardando, che si fa chiamare Fulvio 80, che ha capito tutto, caro Giorgio. Bravo Fulvio, bravo, bravo. Devo dirti, quello che hai detto è assolutamente chiaro, molto, molto chiaro. E quindi saluto anche Arthur, ti ringrazio Arthur. Giorgio sta benissimo e ti saluta, visto che ti fa gli auguri, quindi anche da parte di Giorgio. Prego. Al netto della retorica, qui siamo al capitolo al netto della retorica Ricasoli, siamo al governo Ricasoli, interpretava una larga parte dei sentimenti e delle aspirazioni dei settori più aperti della borghesia post-risorgimentale, quindi c'era un settore aperto della borghesia risorgimentale che all'epoca del governo Ricasoli aveva capito l'importanza, d'altronde non poteva essere differentemente, la borghesia italiana esportava, ha sempre esportato, solo che prima la affidava agli altri. Oggi che c'era nata finalmente l'unità nazionale, beh, allora esportiamo per conto nostro, no? Direi. E inaugurava una politica mediterranea di potenza. Perché una politica mediterranea di potenza? Perché non fai a meno, non puoi fare a meno di fare una politica mediterranea di potenza in un quadro, quello mediterraneo, dove quello che conta è la politica delle cannoniere e dove c'è un precedente che è quella delle invasioni musulmane che, lasciate libere di fare quello che vogliono, la prima cosa che gli va di fare è invadere. L'hanno fatto a loro, lo fanno anche adesso. Infatti l'hanno fatto a loro, lo fanno anche adesso, hai detto bene. Lo fanno sotto altra forma, ma lo fanno. Sì, sì. Devo dirti che è vero. Attenzione, interventista, ma spesso intermittente e veleitaria. Nessuno lo nega, perché una delle caratteristiche della politica estera italiana è essere veleitaria. Purtroppo. Queste coordinate, nel primo decennio unitario, si ebbe la prosecuzione del programma cavoriano con lo spostamento alla Spezia della base navale, le commesse di navi corazzate. Io quello che voglio leggere è queste cose, se no non si capisce niente. Bravo. Le commesse di navi corazzate negli Stati Uniti, cioè l'Italia comprava le navi corazzate negli Stati Uniti.
Pensa un po'. Perché le comprava negli Stati Uniti? Perché l'Italia non le sapeva fare. E perché gli Stati Uniti? Perché gli Stati Uniti, per condurre a fondo la guerra di secessione, avevano costruito delle navi corazzate. Ecco perché, ho capito. In Gran Bretagna e in Francia, rivelatesi tragicamente inutili a Rissa. E questo è un concetto molto importante. Queste navi corazzate, condotte da gente incapace... Certo, volevo arrivare qua io, sì sì. E se uno sa manovrare è inutile, gli puoi dare anche la più nave moderna, ma se non la sa manovrare è vulnerabile, è ovvio. Come i sommergibili italiani nel secondo conflitto mondiale, se escludi alcuni sommergibili che erano quelli oceanici, gli altri non valevano niente. Infatti, erano di scarsa qualità. Le mire sulle isole Ionie, vedi che le mire sulle isole Ionie è un'esigenza fondamentale dell'unificazione nazionale. Allora, o che tu lo fai, o che tu lo aspiri a farlo, ma se lo fai non è perché sei un guerrafondaio, è perché hai una coscienza reale della geopolitica. Prontamente sventate con il Trattato di Londra del 13 luglio 1863. Vedi che subito, ogni volta che l'Italia ci prova a muoversi, qualcuno ci mette lo zampino. Mm-hmm. Con cui la Gran Bretagna cedette il suo possedimento al meno ambizioso regno ellenico. Quindi, piuttosto che fare in modo che gli italiani lo prendessero, l'Inghilterra, che aveva sempre avuto, e questa è la ragione per cui noi abbiamo fatto negli anni 40 la guerra alla Grecia, è perché la Grecia è sempre stato un territorio di controllo da parte dell'Inghilterra. Questa è la ragione vera della guerra che noi abbiamo fatto contro la Grecia. Il presenzialismo in Grecia e in Tunisia tra il 1864-65 e le prime ricognizioni ufficiose di Giuseppe Sapeto, un avventuroso ex missionario lazzarista, vedi come si fa presto a passare dalla fase di missionario a quella di esploratore imperialista in Africa orientale. Mentre i confini europei si spostavano, in Egitto l'Esseps proseguiva con il suo progetto, confidando nell'imperatore, laddove l'imperatore ovviamente è Napoleone III. Ufficialmente Napoleone III considerava l'impresa un affare privato tra il viceré e il sultano, e attento alla questione italiana, quindi l'affare era privato tra il viceré, cioè il chedivè, cioè chi comandava per conto del sultano in Egitto, e il sultano. E attento alla questione italiana, Napoleone III, e all'ostilità britannica, apparentemente senza molta convinzione, cercò più volte di disimpegnarsi da un impegno, offrendo persino il 16 novembre 1859, all'Austria sconfitta, Seconda guerra d'indipendenza, il protettorato sull'Egitto come compensazione alla perdita della Lombardia. E questa è veramente è una notizia storica di grande rilevanza. Direi. È di grande rilevanza. Questa cosa qui, ci scommetti che se vai nell'università
in Italia non la sa forse nessuno, se non massimo qualcuno che puoi contare sulla dito di una mano questa notizia qua. Tu pensa un po', no, ma guarda qui che intrecci, tu pensa che la Francia che offre all'Austria-Ungheria l'Egitto perché ha perso Lombardia, beh, questo aggancia già un discorso di, diciamo così, di un'architettura europea d'intesa fra le potenze per, diciamo così, per bene comune, perché una Francia che fa questo con l'Austria-Ungheria è un fatto inedito che io anche io non sapevo prima. Questa è una notizia storica di grande importanza che stai dando, eh? E certo, e questa è la ragione per cui voglio leggere questo. Prego, prego, vai, vai. Devono servire ai nostri amici per ragionare. Certo. Scaltramente, l'ambasciatore di Francesco Giuseppe, Richard von Metternich, figlio del grande cancelliere, figlio di Clemens von Metternich, non mi dica, che era prussiano, non era austriaco, era prussiano, attenzione. Comunque sia, operava per conto della... Sì, certo, dopo in austriaco, certo, certo. Beh, sono tedeschi, no? La stessa nazionalità, quindi è come dire, uno del Canton Ticino viene in Italia e diventa, che so, sindaco di Milano, oppure ministro, no? Forse è meglio uno del Canton Ticino, perché... No, perché a me gli svizzeri hanno una visione più pratica della vita, molto più pratica e meno ideologizzata come fanno l'italiota. Esatto. E quindi è meglio che viene uno di quelli, non un italiota alla Di Maio o peggio ancora, alla Draghi e andiamo avanti, va. Sennò vengono le parolacce che non voglio dire. Oggi è il tuo compleanno, vai. Vai, vai. Rifiutò con garbo la proposta. Al diplomatico era infatti giunta la notizia di un incontro riservato tra Lesseps e il sovrano e non si stupì quando il 7 febbraio 1860 il discusso presidente della compagnie, cioè Lesseps, quella che poi nei fatti aveva esautorato il nostro, venne ricevuto in pompa magna alle Tuileries per ricevere l'appoggio ufficiale del secondo impero. Chiaro. Una mossa azzardata, ma calcolata, cercando di uscire dal garbuglio italiano ed europeo, il Bonaparte decise di aprire una fase distensiva con la Gran Bretagna, che porterà alla firma dell'importante trattato commerciale anglo-francese, che ci avrebbe fregato a noi poi, una delle cause indirette di Adua, elaborazione della sempre presente lobby sansimoniana guidata allora da Michel e Auguste Chevalier, ambedue discepoli di Enfantin, leggeremo chi è Enfantin, e al tempo stesso intraprese una politica coloniale globale con interventi in Asia, nelle Americhe, in Africa e in Oceania. Il primo passo fu nel Mediterraneo orientale. Non a caso ho voluto leggere questo, perché a un certo punto interviene uno strano personaggio che si chiamava Enfantin e che a me serve proprio per far capire quanto l'esoterismo entra nei giochi di potere. Allora come oggi, perché oggi le forze economico-politiche che controllano l'industria farmaceutica sono in parte forze esoteriche che attraverso l'utilizzo dei vaccini vogliono perseguire un vecchio fine magico, stregonesco. Questa è la ragione per cui bruciavano streghe, stregoni e quant'altro,
perché dietro ogni operazione di questo tipo c'era anche un'operazione politica. Adesso sentiamo chi era questo enfant terre, che ebbe mano libera da Napoleone III per il controllo dell'area sud del Mediterraneo. Barthélemy Prosper, industriale, pensatore politico detto Le Père. Parigi 1796, era appena scampato alle purghe, 1864. Uscito dall'École Polytechnique, lavorò in una banca nel 1822, si avvicinò a Saint-Simon, di cui divenne ardente e fedelissimo seguace. Alla morte di Saint-Simon, fondò Le Producteur 1825 e diventò condirettore della scuola sansimoniana con Saint-Armand Bazar, che se ne staccò poco dopo. Allora egli mutò la scuola in una setta religiosa. Voi vedete sempre che ci sono queste strane interferenze, sette religiose, massoniche, concezioni spiritualistiche dell'esistenza, presente inquietanti. Non a caso. Pontefice della Nuova Gerusalemme, vedi? Poi c'è la Nuova Gerusalemme, tutta sta roba qua. Rendiamocene conto, è tutta roba funzionale ai giochi di potere. Si tratta di vedere ovviamente sì, chi è che gestisce certe cose. Noi ad esempio riusciamo a capire come gira l'area nel vedere chi è che viene invitato a Rimini durante l'estate a fare la propria conferenza, no? Allora, la conferenza di Rimini è fondamentale come segnale per capire in che direzione va una certa politica. E non a caso, dietro la conferenza di Rimini c'è appunto, ci sono strategie che sono magico, esoterico, massoniche. Manifestò pretese messianiche, attaccò il matrimonio tradizionale e si procurò molte ostilità con le teorie sui rapporti sessuali. Perciò nel 1832, nulla di nuovo sotto il sole, chiaro? Certo. Le terapie, le teorie sessuali che emergono oggi sono il riflesso, il rigurgito di queste teorie presenti qui, è la stessa roba, sono le stesse forze messe in gioco. Perciò nel 1832 si ritirò a Ménilmontant con una quarantina di seguaci. Le riunioni furono sospese dall'autorità politica ed egli, arrestato con l'accusa di attentato alla morale, e qui cazzo, qui mi ricorda alcuni personaggi presenti nell'Italia degli anni 30-40, soprattutto in Sicilia, ma altri personaggi che oggi operano all'interno del Parlamento italiano. Infatti, i disturbati, ma la logica è sempre quella. La politica, ecco perché qualcuno che fa spallucce dice: sì, lascia di fare, tanto sono degli strozzi. No, rientrano direttamente nella politica, fanno parte di ciò che succede in politica.
Posto in libertà, alcuni mesi dopo partì con i discepoli per l'Egitto. Vedi caso. Dove si interessò al problema del canale di Suez. Mi chiedo, in che senso ti interessi? Sei un esoterico? Fai delle pratiche con i tuoi seguaci che non so nemmeno che cosa siano, non me ne frega niente. Ma che cazzo te ne frega dell'Egitto? Appunto. Hai a che fare con qualche santone? Mi viene in mente quel bellissimo film, non so se tu te lo ricordi, Le quattro piume, sì. Alla guerra inglese contro il Mahdi. Sì, nel Sudan, sì. Sì, sì. Ne ha fatto anche un altro di film, Khartoum, con Charles Easton anche. Esattamente, bravo. Anche un altro, che qui l'ha ricordato il nostro amico qua, se mi ricordo bene, ha ricordato anche lui. Momento. Mi chiamano un momento, un secondo. Prego, prego, prego. Un attimo, scusate. Qui, Giorgio, chiaramente oggi è il suo compleanno, quindi va capito, l'hanno chiamato. Merita molto, Giorgio, naturalmente. Tornato in Francia, licenziò i discepoli e si dedicò allo studio di problemi economici. Fu direttore della linea ferroviaria Lione-Parigi e diede vita a Le Crédit, giornale repubblicano conservatore, 1848-1850. Tra le sue opere, la colonizzazione dell'Algérie, La science de l'homme, 1858, e La vie éternelle, 1861. Queste stranissime interconnessioni e confusioni tra un pensiero esoterico e una politica piuttosto spregiudicata sono estremamente indicative. E non a caso il personaggio ha avuto una funzione nel controllo delle ferrovie. E questo mi ricorda, vedi, bisogna sempre fare un'associazione di idee. Questo mi ricorda come tale Bernardo Mattarella, esponente dei governi democristiani, fu sempre ministro dei trasporti. Allora uno potrebbe dire, ma è un ministero, non conta niente, i trasporti, vuoi che sia, conta niente, invece conta moltissimo. Moltissimo. Chiaro? Certo. E se oggi noi abbiamo un paese dove a garantire il possedimento della Sicilia per gli Stati Uniti c'è la mafia e il sacro giudio, non è un caso. Che? Altro che? In politica il caso non esiste. Infatti non esiste. La conseguenza di specifiche linee di condotta. Esatto. È chiaro? Sì. C'è una trasmissione che non è una meraviglia, però è molto interessante e riguarda Leonardo da Vinci. Che è molto interessante perché ci fa vedere degli aspetti della vita dell'Italia di allora. Molto interessanti, soprattutto quando Leonardo da Vinci è ospite di Ludovico il Moro. Sì, a Milano. Sì.
un centro di intrighi bestiale. Allora, mi ha colpito il fatto che questa dinastia degli Sforza, che ha lasciato delle tracce indelebili, basterebbe anche il nome di Caterina Sforza, sia una dinastia di romagnoli. Per cui, vedi bene che la storia non si può fare mai se non prendi in considerazione tutte le cose che apparentemente non sarebbero utili. Detto bene, questo dovrebbe essere un insegnamento per chi vuole insegnare storia, e mi riferisco ai signori accademici del Picio, che sarebbero da scamedizzare, quindi, no, proprio da togliere il titolo accademico, proprio da farlo ripartire da zero quasi, perché sono i primi mistificatori che impediscono a menti lucide e intelligenti che ci sono di prendere la direzione della verità delle cose, dei fatti, e ai quali viene negata e vengono deviati in maniera mistificante verso altri obiettivi. Come diceva la buonanima di Franco Bandini, ti fanno andare dietro la lepre meccanica per distoglierti dalla lepre vera. Hai capito, Giorgio? Bandini usava questa espressione molto significativa, e quello che accade anche oggi, ecco perché abbiamo degli ignoranti indottrinati al potere, ignoranti indottrinati nelle case universitarie, ignoranti indottrinati in altri gang del potere, e poi si lamentano che poi si scopre la parentopoli, no? Ma per forza, perché dopo tutto un circolo, no, vizioso, di utili idioti ben pagati da chi sappiamo, perché devono portare la massa dove dicono loro, cioè distogliere dalla realtà dei fatti, non far capire in sostanza. Nulla accade dal vuoto. C'è sempre una strategia alla base, c'è quindi una congiura. La storia è fatta di congiure che in un modo o l'altro vengono alla luce. Perché, come ho detto altre volte, per congiura va intesa una linea politica o operativa fatta da un gruppo ristretto di persone che hanno però in mano gli strumenti per poterla realizzare. Sì. E se noi riusciamo a vedere la filigrana di queste strategie che operano oggi sul nostro suolo, ci rendiamo conto che sono tutte strategie sovversive. Sì, eversive, esattamente. Sì. E sono tutte strategie che trovano nella politica estera del Sacro Soglio, oggi a maggior ragione attuata dalla casta dei gesuiti, trovano l'elemento fondante e la giustificazione ideologica della loro conquista del potere. Purtroppo sì, hai detto proprio bene. Trovano proprio la giustificazione fondante sull'orologio del potere. Sì, certo, è così. È così. Ad esempio, io porto un esempio. I grandi scrittori di cose belliche del Novecento, francesi, sono due. Uno è Saint-Louis, questo qui. E l'altro è Jean Lartigue, che è colui che ha narrato la storia dei ribelli d'Africa, dei francesi che si sono ribellati contro il governo che voleva cedere gratuitamente l'Algeria. Infatti, è una delle frasi più importanti, il libro più interessante. Ecco, vedi, Giorgio, mi è fatto in mente una cosa. Salutiamo Enrico Montermini, che è appena entrato, ti fa gli auguri, caro Giorgio, anche da parte del nostro grande Enrico, che fra un po' verrà anche lui qui.
Allora, prima io ti ho parlato, tu vado alla Francia, che ha dovuto cedere l'Algeria. La Francia, diciamo, la cosiddetta Francia, tra virgolette, libera, che era in Inghilterra. Sì, allora dicevo, la Francia cosiddetta libera, che era in Inghilterra, con De Gaulle, che era di fatto alleata delle potenze occidentali anglo-americane, appunto, la Francia, appunto, che era alleata, nel novembre 1943 gli Stati Uniti decisero che la Francia doveva abbandonare l'Algeria, cioè è già deciso, come poi abbandonò anche l'Indocina, il Vietnam, eccetera, come sappiamo. La domanda che mi faccio è questa, qui tu Enrico potresti rispondere, almeno qua, scrivendo. Mi domando se De Gaulle poteva ignorare questa decisione, seppur diciamo tutta segreta, degli Stati Uniti, che appunto decisero che la Francia appunto abbandonare l'Algeria e la sua colonia, e quindi anche il Vietnam, come ho detto prima. Voglio sapere, secondo te Enrico, De Gaulle sapeva questa cosa? Secondo me sì. La domanda che gli faccio, chi era veramente De Gaulle e chi era veramente Winston Churchill? Perché poi Winston Churchill, anche lui, in poche parole, fu il liquidatore dell'impero coloniale inglese. E questa, e diciamo, se uno si legge il libro di Elliot Roosevelt, capitano dell'esercito americano durante la Seconda Guerra Mondiale, è figlio del presidente Franklin Delano Roosevelt, detto anche, abbreviativamente parlando, FDR, cioè FDR, il quale fu testimone dell'incontro avvenuto a Terranova il 15 agosto 1941 sullo yacht presidenziale Potomac, che era affiancato alla corazzata inglese Prince of Wales, che poi fu fondata dai giapponesi nell'aprile 1942 nel largo di Singapore, dove Roosevelt obbligò Churchill a sottoscrivere un patto che a fine della guerra avrebbe dovuto abbandonare tutte le colonie. Quindi la domanda che mi faccio è: De Gaulle sapeva di questo? Sì o no? Ecco, io dico di sì. Io dico di sì. De Gaulle sapeva che la Francia avrebbe perso l'Algeria e sapeva sì. Quindi mi domando chi era poi De Gaulle in effetti, anche se chi era Churchill l'abbiamo saputo subito dopo guerra, per quello che capitò poi alla Gran Bretagna, che si vide man mano scemare tutte le sue colonie, a partire dall'India, che è la prima che perse subito. Qui praticamente noi ci troviamo a dover affrontare tutta una serie di fattori che sono apparentemente spontanei. Sì, no? E che in realtà non lo sono, ma vediamoci bene, la vera sconfitta del secondo conflitto mondiale è stata appunto quella degli occidentali, i quali hanno perduto tutte le loro colonie. Basta. Loro sono stati gli sconfitti, però questo è un fatto razionale, storicamente determinato, cioè determinato dal determinismo bellico. Hai perso la guerra, perdi le colonie. Se però andiamo all'origine, e cioè andiamo a vedere i fatti sono sempre accompagnati a operazioni occulte, nascoste, di forze che hanno sempre operato e continuano a operare a tutt'oggi. Sì, sì, ma infatti ecco perché mi sono detto chi era De Gaulle, cioè lui non poteva ignorare che gli Stati Uniti nel novembre del 43 avevano detto ai francesi che dall'Algeria dovevano andarsene, no? Infatti. Allora, infatti De Gaulle. Sì, alla fine l'ha fatto. Sì, 15 anni dopo la Francia fu costretta a lasciare l'Algeria. Tra l'altro, dice l'amico Gasper Emanuele, l'Algeria era territorio metropolitano francese, non più una colonia. Ebbene, anche la fatta un territorio metropolitano italiano. Esatto, e ce l'hanno fatta lasciare, solo che a noi ce l'hanno fatta lasciare con una guerra persa, e i francesi invece no, e l'ha fatta lasciare proprio a guerra finita, cioè 15 anni dopo, quindi l'Algeria divenne indipendente. Quindi, esatto. Chi vuole avere delle informazioni più dettagliate ha a disposizione questi libri, questo è uno.
Le Centurion di Jean Larry L'Artegug, Jean L'Artegug. Questo lo mettiamo. Vedi, caro Giorgio, oggi ti, insomma, tu ormai ci hai abituato bene, perché da casa qui ti ammiro, perché tu hai dei libri che difficilmente si trovano, dei libri veramente altamente specialistici e di grande importanza storica, ma anche, se vogliamo, scientifica e culturale di genere, libri che veramente che si dovrebbero dovrebbero essere ufficiali, cioè resi pubblici a tutti gli studiosi. Invece, purtroppo, il fatto che siano resi solo a pochi che hanno la fortuna di avere quei libri come te, non so quanti ancora in Italia, ma siete pochissimi, e quindi io mi considero fortunato che tu sei qui oggi a mostrarci questi libri. D'Artegu, Les Mercenaires, i mercenari, sì. Beh, qui diciamo che la Francia ha una tradizione di truppe mercenarie, perché la legione straniera, la legione étrangère, come tu sai, è un corpo speciale francese che è multivalente, cioè tra paracadutismo, anfibio, eccetera, proprio di specialisti parliamo, dove c'è uno spirito di corpo veramente incredibile, perché lì diversi, diciamo, giovani di varie nazionalità scelgono volontariamente di andare in legione, e quando arrivano lì, se nonostante il loro passato, lì viene azzerato e rifanno una vita tutta da capo. E devo dirti che ci sono delle storie molto belle di alcuni che sono stati in una legione straniera, di cui ho visto anche dei filmati in rete, anche degli italiani. Si parla che 5.000-6.000 italiani siano stati in una legione straniera negli ultimi 50 anni, non so, giù di lì, se non di più, 60 anni, sì, insomma. È interessante la tradizione di questo corpo, che in cui, diciamo, sì, hanno giurato fedeltà alla Francia, ma fra di loro c'è una unione, uno spirito di appartenenza, credo, fortissimo, talmente forte. Sì, esattamente. C'è qualcosa veramente di magico, se vogliamo, no? Proprio spiritualmente forte. Che questo corpo dà a quelli che si arruolano, diciamo, ripeto, volontariamente, e che li fa appunto un corpo d'élite fra i migliori al mondo. Tutto qui. Io ho conosciuto più di una persona che però... Ecco, attenzione, ecco qua, vedi, qui il nostro amico Enrico Montaigne ci dà una chicca. Enrico, se vieni qua, ma ti faccio sequestrare. Allora, dice, le colonie francesi e l'Algeria in particolare furono comprate dalla Lazard Bank di Parigi, allora, e dalla Standard Oil tra il 36 e il 42 mediante operazioni finanziarie occulte. E beh, questo credo che sia una cosa vera, perché poi, e beh, è molto chiaro, Enrico, bravo, grazie Enrico, bravo. E la lotta è sempre questa. Sì, ma infatti qui hai adesso un grande sostegno da parte di Enrico, che ripeto... Spero che verrà qui a quanto prima, insomma lui è impegnatissimo ultimamente, quindi non ha molto tempo di venire, ma promesso che verrà, e quindi, cari amici, Enrico sarà qui anche lui, abbiate pazienza. Prego, vai avanti Giorgio. Allora, quello che volevo dire è la conclusione a cui vogliamo arrivare. Prego. Fermo restando che la legione straniera nacque proprio all'epoca della conquista, delle conquiste nord africane. Sì, esatto. E quello è il punto. E le basi della legione sono sempre state in Africa. Non è un caso. Noi allora ci troviamo in una particolare situazione che è descritta qui, in questi libri. Qui è la stessa cosa. Questi sì, libri, sì. Quelli che sono andati qua corrispondono a questi qui, cioè Le Centurion, qui. Che questo, che è il primo libro, quello che ha avuto un grande successo a livello mondiale, questo qui di Jean L'Artegue, sì, che porta, poi riporta una frase molto importante. Dice Jean L'Artegui, sì. Io ho conosciuto i centurioni delle guerre di Indocina ed Algeria. Ah. Un tempo io ero dei loro,
poi giornalista, io divenni loro testimone e a qualche volta un loro confidente. Io mi sentirei sempre legato a questi uomini, anche se arriva un jour de n'être plus d'accord, anche se un giorno non mi arriverà più di essere d'accordo con quello che loro fanno, o che si scelsero di seguire, ma io non mi sento nullamente tenuto a dare di essi una immagine convenzionale e abbellita. Ah. Questo libro è un romanzo, eccetera, ma qui voglio leggere un'altra cosa, perché dovrebbe essere la conclusione di una certa nostra discussione. Prego. Che parte dalle conoscenze della realtà geografica, mm-hmm, e arriva a una conclusione che è il contrario. Una scelta umana che deve essere di appartenenza, e la scelta è di appartenenza. O stai con questi, o stai con i finanzieri, o stai contro di loro, e sei anche costretto a fare le scelte di queste persone. Esatto, esatto, è vero, è vero, è vero. Sappiamo che chi non scelse di stare dalla parte finanzieri, purtroppo gli hanno fatto una brutta fine. Un esempio abbiamo in casa, cioè Benito Mussolini, un altro in Germania, Adolf Hitler, poi Thomas Sankara in Africa, Gheddafi in Libia, Saddam Hussein in Iraq, e potrei continuare con qualcuno che, quando si è messo contro i banchieri internazionali, sono stati segati. Per esempio il primo ministro dell'Iran, no, prima dello Shah, si chiama primo capo di governo allora, negli anni 50, fu fatto fuori sempre dai banchieri, cioè che poi agì col braccio armato della CIA, agivano, come esattamente pensare. Queste cose sono successe, e vanno, è qui che uno deve capire le cose, è qui che bisogna capire, cioè quando, ecco, Massadek, bravo, bravo Gaspar, grazie, grazie. Si chiama Massadek, il capo di governo dell'Iran nel secondo dopoguerra, cioè dopo gli anni, cos'è, anni 40, anni 50, anni 50. Sì, sì, sì. Sì. Che fu seguito da mio zio. Ah, ecco. Benissimo, ecco, bene. Insomma, è qui che uno deve capire le cose. Oggi abbiamo anche un altro fatto, cioè ambiguo e strano. Se vogliamo analizzare il caso Putin e la Russia. Come ho già detto, la Russia, hanno cercato di dare alla Russia, diciamo così, l'hanno messa, come dire, hanno cercato di fregarla con lo stesso trattamento che fece con la Germania di Hitler, ovvero c'è, misero uno stato confinante, la Polonia, a rompere le scatole ai tedeschi, no? Qui invece hanno messo l'Ucraina, stato confinante alla Russia, a rompere le scatole alla Russia. In sostanza Putin si trova nella stessa situazione in cui si trovava Hitler 90, 82 anni fa, cioè nel 39, diciamo, no? Quindi, se va a vedere, Giorgio, la storia si ripete e le motivazioni sempre quelle, perché a Hitler dovevano eliminare un sistema economico che la Germania era promotrice e rivoluzionario, che andava contro le regole dei grandi banchieri, come ha detto anche Churchill in sua memoria, che ho letto qua pochi giorni fa. Putin invece, per motivo opposto, nel senso che non vuole che le materie prime della Russia siano così controllate esclusivamente dai grandi lobby americane, dai grandi banchieri, grandi società minerarie americane. Quindi, come vedi, c'è sempre qualcosa, no? Che quando tu vai contro di loro sono cazzi amari, ma nel caso di Putin qualcuno ha sottovalutato un po' la situazione, e questo mi sorprende un po', perché Putin non è Hitler, la Russia di oggi non è la Germania di Hitler. In che senso?
La Germania di Hitler non aveva le materie prime che ha la Russia, perché se l'avesse avuto, col cacchio che avrebbe passato la guerra. Andati in Russia a cercarle. Appunto, non aveva quella. La Russia invece ha tutte le materie prime che noi abbiamo bisogno e ne ha in quantità stratosferica, tant'è vero che la Cina se ne avvantaggia, perché se oggi la Cina ha raggiunto questo livello è grazie alle materie prime che la Russia gli cede, perché l'errore che abbiamo fatto noi nel 2014 è stato quello di dare la Russia in mano ai cinesi. E siamo fregati adesso, anche perché con la Russia, oggi come oggi, avendo alle spalle una Cina potente in tutti i settori e demograficamente spaventosa dal punto di vista della popolazione, da quello che può dare, l'Occidente non può più battere la Russia, non può farcela più. E non ce la farà mai. Allora, io vorrei concludere questo discorso. Vorrei chiudere questo discorso. Prego, chiudiamo. Con una cosa molto importante. Prego. Che è stata riprodotta all'inizio di questo libro. Prego. Che è una lettera scritta da un centurione, Marcus Flavinius, centurione della seconda coorte della legione Augusto, al suo cugino Tertullus a Roma. Bene. Allora, prego. Queste erano appunto le persone che stavano in prima linea e stavano combattendo sulla prima linea. Sì. Una lettera. Vai. Che è abbastanza lunga, ne leggo una parte. Sì. E deve servire per i nostri amici, perché comunque sia, io la penso così. Prego. Ci avevano detto, quando noi abbiamo abbandonato il suolo natale, che noi saremmo partiti per difendere i diritti sacri che noi conferiamo ai cittadini installati là, cioè i cittadini che erano stati in Nord Africa, tanti anni di presenza, tanti di beneficenza apportati a delle popolazioni che hanno bisogno del nostro aiuto e della nostra civilizzazione. Noi abbiamo potuto verificare che tutto questo era vero. E poiché era vero, noi non abbiamo esitato a versare il sangue, a sacrificare le nostre gioventù e le nostre speranze. Noi non rimpiangiamo niente, ma quando questo stato di cose e questo spirito ci anima, non mi dice che in Roma si succedono cabale e complotti, che fiorisce il tradimento e che molte esitanti trouble, complicazioni, prestano orecchie compiacenti o ai peggiori tentazioni di abbandono e di vilipendio della nostra azione. Bello. Si deve annettere o tremarsi, deve essere altrimenti, se noi dovremo lasciare in vano le nostre ossa a biancheggiare
sulle piste del deserto, allora che si prenda guardia alla collera delle regioni. Chiaro? Chiarissimo, grande Giorgio. Grande Giorgio, Giorgio, bellissimo questa frase, Giorgio. Anzi, io ti vorrei pregare, se mi fai una copia di questa bella lettura, me la mandi. Giorgio, veramente grazie. Io oggi è un giorno, mi fa piacere fare la puntata nel giorno del tuo compleanno. Guarda, per me è un onore veramente meraviglioso. Mi stai dando una gioia enorme e io te ne sono grato, perché non fai che darmi tanto, tanto, tanto ci doni a me, ma anche a chi ci ascolta, sono sicuro, veramente tanto, perché la cosa più bella è quella di formare delle menti libere, analitiche, intelligenti, che si prodigano non per farci vivere male, ma per farci vivere bene, liberi nel nostro paese, come uomini liberi, rispettosi anche di altri paesi, di altri popoli, e questo deve essere il futuro dell'umanità, la conoscenza, la comprensione, il rispetto, e il rispetto non solo nel senso di persona, ma anche nel senso generale di questa parola comporta, il rispetto delle idee, il rispetto degli interessi, di tutto. E questo e che dobbiamo dire a questi preti, sì? Hai capito? A questi Letta, a questi Lecca, non Letta, è Letta, ha cambiato il nome, si chiama Lecca. Esatto, esatto. È un tipo aberrante che è tornato in auge, non so chi l'ha messo lì. No, è dei loro. È certo, appunto, che... infatti, no, fatti capire, è tornato. Si scambiano i posti, però noi gli dobbiamo dire: guardatevi dalla nostra collera. Certo, certo. E state ben attenti. Certo, certo, Giorgio, assolutamente. Se li sono girati tutti adesso. Stanno mettendo in mezzo Conte e altri cialtroni di questo genere. Guardatevi purtroppo dalla nostra collera. Sì, assolutamente sì, perché ormai la corda direi che è spezzata. A questo punto penso che tollerare oltre ciò che sta avvenendo è un crimine, soprattutto fatto da noi, perché tollerarlo vuol dire giustificarlo e farlo avanzare. E quindi non si ha più di lamentarsene. Se dopo, come qua è successo, una signora che dice che gli hanno telefonato perché deve fare il vaccino, la sua amica Concetta, a cui voglio dire, a cui dice qualcuno, cara Concetta, già qualcuno ti ha detto di mandarla a quel paese, e io ti dico, mandala a quel paese e se necessario anche di peggio. Perché è ora di finirla di vessarci in questo modo e soprattutto di impossessarci della nostra vita, della nostra salute, cosa che è intollerabile e che mai prima è successo nella storia dell'umanità. Quindi, caro Giorgio, adesso rimani lì, ti faccio un caro abbraccio, ancora un caro augurio anche da tutti, ringrazio anche l'amico Enrico Montelli che è intervenuto, e niente, presto, se ti vuole, vediamo qui di fare qualcosa di bello e andare avanti a riprenderci la nostra libertà, che è gravemente in pericolo, specialmente in questi ultimi tempi qua e in questi giorni. Tutto qui. Quindi grazie a voi per averci seguito così abbastanza oggi, e avete onorato Giorgio con il vostro numero, e soprattutto diffondete questo video a più non posso, mi raccomando, ecco, e fate pubblicità non a me, ma a Giorgio, a questo canale, non per me, perché io da questo canale qua non ci guadagno un centesimo, dicasi uno, io non lo guadagno, chiaro? Questo deve essere chiaro. Quindi, però, diffondete questo video, perché io credo in Giorgio, credo in Giampaolo Pucciarelli, come credo anche in Giofallisi, come credo anche in persona Antonio Pantano, Enrico Montermini e altri ancora che se mi sfugge nominare, anche, diciamo, anche persone vado come ultimamente è entrato Paolo Galante, altri ancora che adesso non mi sfugge, ma ringrazio tutti quelli che sono venuti a questo canale dal 2013 in avanti. E questo grazie a Giorgio che mi incoraggiò nel maggio del 2013 o aprile 2013 a creare prima il canale Ubaldo Croce e poi chiaramente ne è conseguito questo, dopo che il canale Ubaldo Croce fu censurato, come sappiamo, ormai è inutile stare qui a ricordarlo, comunque così è. E quindi Giorgio, io ti saluto, vi saluto voi da casa, quindi Giorgio stai lì che mettiamo subito il video, i libri che hai lì li mettiamo nel titolo di coda. Così. Va bene. Rileggio. Bene, ciao a tutti e mi raccomando diffondete questo video e fate pubblicità. Grazie.